Bello ragazzi, buonasera, buonasera e bentrovati. Ma cosa abbiamo visto? Cosa abbiamo visto? Ma cos'è questa follia? Ma intanto salutate la capolista, salutate la capolista. Ma che partita folle è stata? Mi stavo dimenticando anche di mettere la cintura. Che follia è stata? Magnan espulso, Giroud che fa il paratone, il portiere e l'altro che viene sotto, il portiere avversario che fa l'attaccante mentre il nostro attaccante fa il portiere, espulso, tutto è successo, tutto, partita da 110, 112 minuti, 114 minuti, una cosa incredibile, che sofferenza, ma che partita strana e che partita epica ragazzi, perché è una partita epica questa. È allucinante tutto quello che è successo, è allucinante. L'abbiamo portata a casa, ci siamo riusciti, partita sofferta con un Genoa chiuso, partita complicata, è successo veramente di tutto. È stata abbastanza soporifera per un po' di tempo, mancava idea di gioco, mancava la capacità di riuscire a entrare, tirare in porta. Poi improvvisamente il gol di Pulisic pure lì, il dubbio che sia stato con la mano, poi alla fine di mano non era perché era petto, però è successo veramente di tutto, ma il finale, quello che ha acceso tutto, il finale, io una partita così non ricordo a memoria di averla mai vista, io una partita così a memoria non ricordo di averla mai vista, mamma mia è successo veramente di tutto, e che parata che ha fatto Giroud alla fine! Che parata ha fatto, ragazzi, ma è stato strepitoso, tanto di cappello. Cambiamogli il ruolo a Giroud, cambiamogli il ruolo, mettiamolo a giocare in porta, porca miseria. A parte tutto questo, 3 punti e siamo la capolista, salutate la capolista, anche se con sofferenza, ma siamo la capolista, perché i campionati, volendo, si vincono anche così, ragazzi, è vero, si vincono anche così, con tante sofferenze, tanti 1-0, però alla fine comunque è un Milan che tutto sommato l'ha portato a casa, non posso dire che meritava perché il Genoa ha fatto una bella partita, ha fatto la sua partita, un Genoa tosto, preciso, compatto, che ha lasciato pochissimi spazi, il Milan a tratti veramente con poche idee, poche capacità come al solito di finalizzazione, Jovic un po' in bambola, però ragazzi è stata una partita che nel finale è stata strepitosa, soporifera per un po' di tempo, ma nel finale è strepitosa. Cosa ho visto? Mamma mia, cosa abbiamo visto? Mamma mia, che partita! E chi se l'aspettava una cosa così? Chi se l'aspettava una partita così? Ma chi se l'aspettava? Sono ancora basito veramente per tutto quello che è successo. Sono rimasto lì veramente al cardiopalma. Stavo soffrendo, mi stavo bevendo un ciopone, ragazzi. Ora però c'è un problema che non avremo né Magnan contro la Juve e non avremo nemmeno Theo Hernandez, due elementi fondamentali che purtroppo non ci saranno, speriamo che saranno sostituiti nemmeno, è vero che rispetto agli altri anni abbiamo comunque un altro tipo di portiere che è leggermente diverso da Tatarusanu, sa fare meglio il portiere, quindi per quanto riguarda la porta sto un pochino più tranquillo, lì a sinistra magari è un pochino più il problema, però se questa squadra gioca come sa giocare possiamo anche provare a portarcela a casa contro la Juve, ragazzi, possiamo provare veramente, ma io ripenso ancora a sta partita perché è a caldo, questo video è a caldissimo ed è veramente stata una cosa straordinaria, mamma mia, non ci posso ancora credere, ragazzi, cioè, sono pieno di adrenalina in corpo perché è stata una partita allucinante, è stata una partita pazzesca, nel finale, perché l'uscita killer di Magnan, che poi secondo me non è stata fatta neanche apposta, però è comunque un'azione pericolosa quella che ha fatto, e l'espulsione purtroppo ci stava veramente tutta, l'uscita killer ha scatenato l'inferno, perché poi sulla punizione appena espulso Magnan, grazie alla deviazione il Genoa ha preso la traversa, poi l'ultima azione in assoluto, Giroud ha fatto una parata da portiere, ragazzi, ha fatto una parata da portiere, è incredibile, perché è andato in porta Giroud, immagino perché sia uno dei più alti, forse sicuramente quello, però è stata incredibile, partita favolosa, ma che ci porta in testa la classifica, mi auspicavo di arrivare a questa sosta in testa, e il Milan è in testa con 2 punti di vantaggio sull'Inter, quindi cartonati, il Milan è in testa,
Il Milan è primo in classifica e alla sosta si trova con 2 punti in più in classifica, quindi siamo la capolista. Ora, questo è importante. Al di là della partita che può aver lasciato per l'inizio un po' di amaro in bocca, poi comunque si è girata come doveva girarsi, mancava quel gol. Bastava quel gol ed è arrivata con Pulisic, è arrivato con Pulisic e ha cambiato tutto. Ha cambiato tutto. E ripeto, rispetto per il Genova che ha giocato bene, non meritava probabilmente la sconfitta, però frega niente, noi dobbiamo vincere e va bene così, ragazzi. Io vi ringrazio e penso che anche voi siete ancora lì, che siete agitati. Vi auguro buona serata, buonanotte, anzi noi ci sentiamo come sempre domani, sempre, comunque, ovunque, Forza Milan e addio.